Il 28 novembre del 1977 nasce a Roma Fabio Grosso, uno dei protagonisti assoluti del trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Dopo una lunga gavetta nel calcio dilettantistico, il terzino sinistro diventato celebre con la maglia del Perugia riceve la prima chiamata della nazionale maggiore di Giovanni Trapattoni il 30 aprile del 2003 in occasione dell'amichevole contro la Svizzera. Escluso dalla lista dei convocati per Euro 2004, Grosso entra a far parte in pianta stabile del clan azzurro sotto la gestione tecnica di Marcello Lippi, che lo convoca per la fase finale della Coppa del Mondo 2006 che si disputa in Germania. Una Coppa del Mondo che lo farà entrare nella storia del calcio italiano. È lui a procurarsi il calcio di rigore poi trasformato da Totti agli ottavi di finale contro l'Australia. È lui a realizzare la rete decisiva ai tempi supplementari nell'indimenticabile semifinale contro la Germania. È lui a mettere il timbro finale alla lotteria dei rigori nella finalissima con la Francia, regalando all'Italia il quarto titolo mondiale. Dopo aver indossato poi le maglie di Inter, Olympique Lione e Juventus, Grosso conclude la sua magnifica esperienza in nazionale dopo aver partecipato anche all'Europeo 2008 e alla Confederations Cup 2009, collezionando complessivamente 4 reti in 48 presenze.